situazione convocati non convocati a ridosso della partenza. Non fanno parte della comitiva rispetto a domenica e al demani adesso. E quindi si aggiunge Daniel. Chi è Daniel? Jakovlevs. E anche Edrolè c'è? Edrolè. Che ha fatto Germania, mister? Germania? Problema che dovete chiedere al dottore, cos'è il problema del dottore? Non so, non quando non si fanno gli ultimi due allenamenti in questa situazione l'allenatore non può convocare i giocatori, quindi ieri non l'ha fatto e oggi non l'ha fatto. Al di là dello specifico problema fisico, cioè un problema irrisolvibile a breve oppure? È un problema, diciamo, un inizio di pubalgia, ecco, se si può dire questo. Infiammazione. Quindi è dovuto carico, non so, chiedete al dottore, non so. E Rizzo è dovuto all'affaticamento che ho detto non rischierò mai un giocatore, specialmente se non ha fatto mai un allenamento durante la settimana. Fabinho viene via e nei 20. Domani mattina dovrò vedere tante cose, situazioni. Oggi ho fatto una parte sì, una parte no, quindi dovrò ben valutare lo stato dopo questa rifinitura che come l'ha assorbita. Se no verrà in panchina per darci una mano. Chi fa bene? Intanto l'approccio di Ascoli, l'ho detto e lo ripeto, secondo me è stato un approccio discreto, perché giocando 90 minuti nella metà campo più di questo non puoi fare. Poi è mancata, ho detto, il cinismo, la cattiveria, tante cose, però abbiamo subito solo un lancio lungo e abbiamo perso la partita. Dovremmo mettere invece quella cattiveria e quel cinismo che c'è stato sabato con il Brescia, quella grande voglia di andare anche a tirare in porta, anche da lontano, come abbiamo fatto anche in settimana. La squadra deve capire che fuori e dentro non ci deve essere una tanta differenza come c'è stata fino adesso. Quindi devi giocare con la stessa mentalità che hai sempre giocato in casa e cercare che questa partita potrebbe essere uno stimolo in più per cercare di non commettere errori che abbiamo commesso in passato. E quelli che l'abbiamo commesso abbiamo lavorato su per come cercare di migliorarli. Però la squadra, l'unico problema che secondo me in questo momento devo rimarcare è che io non riesco a fare la solita formazione per due volte dietro fila. L'unico problema che io ho a Perugia è questo, e per la prima volta ve lo dico, e quindi capite che cosa vuol dire non tutte le volte cercare per problemi non miei, ma contingenti, e devo cercare sempre tutte le volte di cambiare 2-3 giocatori. Ed è difficile, ma non perché non ho fiducia negli altri, anzi, tutt'altro, però l'amalgama, la conoscenza delle proprie caratteristiche, se l'hai per 10-12 partite, è più facile che puoi pescare due dalla panchina che invece. Secondo me la bellezza di questa squadra è che in questa difficoltà, che per la prima volta vi dico, è riuscita a rimanere a galla.